Operaio dirigente della Local 506 del sindacato LIUNA, Laborers International Union of North America, stanno lavorando alacremente per terminare i lavori di restauro dell'Ephraim Place Community Center, centro comunitario annesso all'Emmanuel Church of the Nazarene nell'area di Jane Shepherd, deteriorato e ridotto in condizioni pietose a causa della mancanza di fondi. Hanno chiesto aiuto di questo progetto per questa comunità e noi lo facciamo con tanto piacere perché noi lavoriamo non soltanto per i nostri membri, lavoriamo per le comunità e questa comunità ha bisogno di questo aiuto e vedi che qui non soltanto costa soldi ma il tempo, oggi vedi cosa c'è qui Enzo, abbiamo tutti i nostri rappresentanti, organize, il nostro executive board è qui, incluso Rory Bernardini che l'hai visto lavorare e non lo facciamo con tanto piacere perché è necessario. Il personale altamente qualificato della Local 506 ha donato la manodopera e il materiale al fine di rivitalizzare il centro, importante punto di riferimento dei residenti che vivono nel complesso di case popolari nell'area di Jane Shepherd. The executive board of Local 506 asked Joe Pantaloni to look for a place where we could give back to the community. He found Ephraim's Community Center and we came here, myself and Tony Duval originally, and we looked at the area. It needed a new floor and that's what they asked of us, but when we seen the condition of the rest of the place and heard what actual good they do here, we said instead of just doing the new floor, let's do everything. So we're putting in a new kitchen, we're putting in a new floor, redoing the walls. We have help from our signatory contractors as well, like Garland Commercial Ranges is going to give the stove, donate the stove. Halton is going to donate the hood. A variety, Bonfield is actually going to do a block wall for us. And a whole host of other Lions Demolition helped us with the garbage bins. And everybody we've reached out to has been really supportive. Oltre al lavoro del personale della 506, varie imprese hanno donato piastrelle, pittura, armadi della cucina, elettrodomestici e tanto altro per rendere confortevole il centro comunitario che sarà fruito soprattutto dai giovani della zona. Questo è veramente un progetto eccezionale perché dimostra che la LIUNA 506 è una unione che fa partecipare alla comunità. Quindi ci troviamo qui in un posto che era proprio maltrattato, è finito male, è un centro ricreativo per giovani, giovani di una zona residenziale di Toronto Community Housing, in case popolari in certo senso, in cui ci sono molti giovani in cui non hanno molto da fare. Quindi questo posto qui è un posto per questi giovani di venire a giocare, pallacanestra, riunirsi in un modo sociale, far sì che partecipino alla società in un modo costruttivo. Però c'era un problema in questa zona qui di Shepherd e Jane, il problema era che non c'era un posto, un centro ricreativo comunitario che era in buone condizioni, così i giovani possono partecipare. Il centro comunitario rinnovato sarà inaugurato nel mese di aprile. Thank you.
Bravo.